L'olio alle mandorle di Caloderma nutre e idrata la pelle in profondità grazie alle sue proprietà emollienti, addolcenti e lenitive. Estremamente dermoaffine, è adatto alle peli più secche e fragili ed è perfetto per la prevenzione delle smaliature grazie alla sua azione protettiva e riequilibrante. L'olio di mandorle dolci selezionato da Caloderma è ottenuto per spremitura a freddo in modo da non alternare i principi attivi. L'olio alle mandorle dolci contiene olio alle mandorle dolci, profumo, vitamina E e olio di girasole. Questo olio alle mandorle del marchio Caloderma è uno dei miei preferiti per la mia routine. Ha una profumazione dolcemente intensa e mi piace tantissimo perché mi lascia la pelle profumata, vellutata e non solo la pelle ma anche comunque i vestiti me li lascia profumati. È molto facile da utilizzare. Una volta usciti dalla doccia basta applicarlo su pelle umida e il gioco è fatto. Mi raccomando, la pelle non deve essere bagnata perché altrimenti è con me non applicare niente. E quindi conviene che la pelle sia umida e così comunque si possono ottenere di più tutta l'idratazione di cui avete bisogno. Vi vorrei parlare per quanto riguarda le proprietà e i benefici dell'olio alle mandorle in generale, sia per la pelle che per i capelli. Allora, lenisce, idrata, nutre, sempre nel rispetto dell'equilibrio idrolipidico. Queste sono alcune delle proprietà per cui l'olio alle mandorle è famoso e apprezzato. È utile infatti anche contro il prurito di varia natura, le scottature e le smaliature soprattutto, grazie alla sua capacità di elasticizzare la pelle. L'utilizzo è sicuro in gravidanza, un stato in cui l'esposizione al rischio di segni permanenti sulla pelle è particolarmente accentuata. Allora, un altro beneficio dell'olio alle mandorle è l'idratazione. Infatti molti prodotti cosmetici utilizzano l'olio alle mandorle, in particolare le creme per viso e corpo a base di olio di mandorle. Una delle sue funzioni infatti è quella di nutrire e idratare la pelle, e la sua percentuale di grassi saturati e polinsaturati, nonché la presenza di vitamina E e aminoacidi e altre importantissime sostanze lo rendono non solo molto compatibile con il film lipidico che ricopre la pelle, ma anche un ottimo alleato contro le radicali liberi e l'invecchiamento cutaneo. Ha anche funzioni struccante. Non tutti lo sanno, ma anche l'olio alle mandorle è utilissimo per rimuovere delicatamente il make-up. Basta utilizzarlo come una sorta di emulsione e lasciarlo agire qualche istante prima di procedere a struccare il viso. E, dopo aver utilizzato l'olio alle mandorle come struccante, la pelle e il viso sarà più morbida e liscia. Diciamo che questa cosa qua la consiglio soprattutto un tipo di pelle molto secca, perché un tipo di pelle grassa diciamo che non potrebbe beneficiare degli oli, perché comunque andrebbe ad appesantire un po' di più. E cosa importante, bisogna diciamo, se volete utilizzare i dischetti è sempre meglio utilizzare un po' di acqua tiepida per far sì che vada a rimuoversi molto meglio il trucco. E infine
anche molte proprietà per quanto riguarda le unghie e i capelli. Infatti l'olio alle mandorle genera un'azione nutriente e particolarmente efficace anche per soprattutto per unghie e capelli deboli che si spezzano facilmente. L'olio alle mandorle nel caso delle unghie, oltre a usare creme per le mani a base di questo ingrediente, può essere utile fare dei veri e propri impacchi per nutrire in profondità, prevenire la comparsa di macchie, rimuovere più facilmente le cuticole e persino evitare l'ingiallimento. Anche sui capelli gli effetti e positivi dell'olio alle mandorle sono evidenti, perché basta comunque applicare una piccola quantità sul capello bagnato prima, ok, dello styling, oppure anche dopo lo styling, per avere un effetto più nutriente, morbido e soprattutto di lucentezza. L'olio corpo e capelli Coco e Monoi del marchio L'Erboristica genera un effetto elasticizzante e idratante, rende la pelle vellutata e morbida. Questo prodotto 100% naturale e dal profumo esotico e avvolgente aiuta a proteggere la bronzatura se utilizzato come doposole. L'olio Coco Monoi è un olio pregiato considerato un elisir di bellezza per corpo e capelli. L'olio di Monoi si ricava dall'olio di cocco dopo averlo immerso e lasciato a macerare il tipico fiore polinesiano del Tiare. L'olio di Coco Monoi dopo la doccia dona alla pelle e ai capelli elasticità e idratazione profonda, se utilizzato quotidianamente. È un eccellente olio da massaggio dalle proprietà emollienti e lenitive. Usalo anche come cura intensiva per i capelli, creando un impacco caldo prima dello shampoo per avere dei capelli protetti dall'aggressione di agenti atmosferici. Sole, salsedine, vento. I capelli rimarranno lucenti, setosi, voluminosi e facili da pettinare. L'olio puro al cocco si solidifica sotto i 25 gradi. Questo olio contiene olio di cocco, profumo, estratto di fiori di Tiare e infine la vitamina E. Questo olio di cocco, soprattutto nei mesi estivi, lo trovo veramente fantastico perché ha delle infinite proprietà e per quanto riguarda la profumazione la ritengo, diciamo, una profumazione al cocco leggera, non tanto forte, diciamo, come l'olio che abbiamo visto prima, che ha una profumazione molto più persistente. Questo qui per me ha una profumazione molto più leggera. L'unica cosa negativa che trovo è che durante la stagione invernale vada a diventare solido, però comunque la cosa positiva di questa cosa è che ti dà la garanzia che il prodotto è molto naturale, è un prodotto che comunque è stato elaborato pochissimo, perché l'inci è molto buono, ha l'aggiunta soltanto del profumo e dello estratto di fiori di Tiare, e quindi lo trovo comunque un prodotto con un buon inci. Adesso vi vorrei dire tutti i benefici dell'olio di cocco, perché ne ha tantissimi e di più rispetto all'olio alle mandorle, potrei dirlo. I benefici dell'olio di cocco: praticamente è uno dei prodotti da tenere sempre a portata di mano, non solo per curare la pelle,
del viso e del corpo, ma anche per fare impacchi nutrienti per i capelli. Molto diffuso anche in cucina per preparare sfiziose ricette esotiche, ha proprietà emollienti, idratanti e protettive, poiché contiene alte percentuali di vitamina E, calcio, ferro e zinco. L'olio di cocco, adesso vi parlo per quanto riguarda la cura dei capelli, è ricco di acido laurico e altri acidi e grassi essenziali che lo rendono ideale e in campo cosmetico. Alcuni dei suoi evidenti benefici sono, ad esempio, quelli che per quanto riguarda sempre la cura dei capelli, li nutre a fondo, specialmente se sono fragili, secchi e danneggiati. Si può utilizzare come maschera per un'idratazione profonda. Si può anche utilizzare come impacco notturno da risciacquare al giorno successivo. E dona anche un'azione districante per i capelli crespi. E dopo lo shampoo si può utilizzare in questo modo, no? Si lascia in posa 10 minuti, è quello che io vi consiglio, comunque su capelli umidi, e dopodiché si può risciacquare e dopo si potrebbe avvertire che i capelli rimangono più morbidi e molto più gestibili. L'olio di cocco, vi dico che è un'ultima alternativa rispetto al balsamo. Serve anche a proteggere i capelli quando si va al mare. Adesso vi dico anche l'olio di cocco per quanto riguarda la cura della pelle e tutti i suoi benefici. Infatti è un olio molto idratante e nutriente. L'olio di cocco svolge sulla pelle del corpo un'importante funzione protettiva grazie alla sua formulazione ricca di vitamina E. È un ottimo idratante per le mani. Infatti l'olio di cocco in cosmesi può essere usato per avere mani morbide, idratate in profondità. Ne bastano davvero pochissime gocce da spalmare con un leggero massaggio alle mani e diventeranno subito molto idratate e morbide. L'olio di cocco serve anche a combattere la cellulite e le smaliature. L'idratazione è assicurata da questo olio vegetale, aiuta a prevenire la comparsa delle cellule che, specialmente nella fase iniziale, può essere combattuta riservando il giusto apporto di idratazione agli strati più profondi della pelle. L'olio di cocco è anche molto utile per, come rimedio, diciamo, dopo sole. Infatti è un rimedio fantastico. Dopo un'intensa esposizione solare si sentirà subito la pelle più rilassata e idratata. L'olio di cocco può essere utilizzato anche in caso di lievi scottature per alleviare il dolore e diminuire il rosole, prolungando anche la abbronzatura nel tempo. L'olio di cocco è un olio vegetale anche per il post rasatura, grazie alle sue azioni preziose di lenitive e nutrienti. È un ottimo idratante per il corpo, per avere la pelle liscia, secca e vellutata. Si può stendere l'olio di cocco direttamente sulla pelle. Come va utilizzato l'olio di cocco? Dopo la doccia, uguale come l'olio alle mandorle, su pelle umida va applicato e va massaggiato insistentemente per creare appunto questo effetto ultranutriente, soprattutto per le pelle secchissime. Pelle secche sono una cosa, e invece le pelle molto secche, diciamo che è un altro discorso un po' più profondo, perché l'olio di cocco potrebbe servire per le pelle molto secche, ma diciamo che se per una persona che ha un tipo di pelle molto secca, consiglierei piuttosto
il burro di karité, che comunque va a nutrire in profondità, perché delle volte l'olio di cocco per una pelle strasecca ha soltanto un effetto leggero, vi dico la verità. L'olio di cocco è ottimo anche come deodorante, ne basta uno strato sottile per ottenere un ottimo effetto, grazie alle sue proprietà antimicrobiche. Infatti l'olio di cocco naturale è ricco di acido caprilico, acido caprico e acido laurico. Questi impediscono la crescita di batteri che causano i cattivi odori. L'olio di cocco serve anche per struccare il viso. Sul contorno occhi può rimuovere il trucco senza irritare la pelle. Prendine una piccola quantità, applicala sul viso, fai un leggero massaggio per sciogliere tutto il make-up e rimuoverlo con un panno in microfibra con un dischetto di cotone. E infine l'olio di cocco è ottimo anche per il dopobarba naturale. Anche gli uomini possono sfruttare le proprietà dell'olio di cocco dopo la rasatura per lenire la pelle con sostanze nutritive e lenitive naturali. La pelle risulterà subito meno arrosata, morbida e distesa. E spero tanto che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Se avete qualche dubbio o qualche domanda, scrivetemi. Ci vediamo alla prossima con tantissime novità. Hasta la vista!